Benvenuti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo baciati dal sole di Misano. Come sentite dallo speaker, c'è un po' di casino in giro. Oggi siamo qui con i ragazzi di Dim Sport. Loro sono un'azienda italiana molto 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 interessante, ve ne parlerò meglio anche dopo, vi farò vedere cosa fanno e tutto nel succo di questa giornata di Superbike che ci hanno gentilmente omaggiato. Ragazzi, una bomba. Come vedete, nuova Misano, lì c'è Garage 51, Rapid Bike, che è la centralina aggiuntiva che fa Dim Sport, dopo ve ne parlerà meglio. Adesso andiamo a vedere un po' dentro il garage 51, che per chi lo sa è il garage di Michele Pirro, quindi insomma non mica pizza e fichi, tanta roba. Andiamo a vedere, così poi ci gustiamo anche la Superbike in direttissima. Ragazzi, siamo dentro il garage 51, piccola anteprima della sexitudine, sia motociclistica sia femminile ovviamente, ma il più sexy di tutti rimane sempre Paul. Detto questo, piccola anteprima, adesso andiamo a vedere cosa c'è, così ci prepariamo e vi faccio vedere le cose più sexy della Superbike. Siamo entrati ufficialmente nel paddock della Superbike. Io vi dico solo che questo sudore è sudore emozionante, perché non solo c'è un sacco di roba da vedere, ma adesso vediamo se riusciamo a entrare magari in qualche angolo un po' che non viene visto spesso, così con i ragazzi di Dim Sport vediamo dove riusciamo ad andare, in qualche punto un po' privato. Andiamo a vedere. Non so voi, però ragazzi, ma che posto tattico abbiamo oggi. Siamo qui in alto, guardate, proprio una delle ultime curve, perché di lì poi c'è la pit lane, grande schermo davanti a noi. Non so come descriverlo, ragazzi, un po' particolare, ecco. Sto esplodendo. Adesso poi, ragazzi, con Garage 51, siccome ci sono moto di piloti anche abbastanza seri, dopo adesso entriamo dentro, prima di fare il lancio col banco, che faremo un po' di casino per creare un po' di interazione anche col banco nuovo, per far vedere come funziona con la centralina Dim Sport. Abbiamo dentro un bel po' di mezzi seri, dopo li facciamo vedere meglio. Adesso vediamo un po', entriamo nel dettaglio, andiamo a vedere come lavora Dim Sport e cosa fa e qual è il suo prodotto perfetto nell'ambito moto. Ok, abbiamo qui le centraline, ma Edoardo e Nicolas, spiegateci un po' come funzionano e tutto il resto. Allora, qui abbiamo i prodotti di Rapid Bike. Partiamo dalla prima, che è la Easy, che diciamo è l'entry level tra tutte. Passiamo poi subito dopo alla Smart, che è molto funzionale perché si può utilizzare tramite smartphone. E poi abbiamo il nostro top di gamma, che sono la Racing e la Evo, che sono appunto quelle più complete e a cui si possono attaccare gli accessori, tra cui lo U-Tune, che ti permette di avere launch control, traction control e tutti gli altri. Ok, quindi cioè fanno veramente di tutto e di più. Ma la cosa importante, come si montano? Come tipo di montaggio sono molto semplici, plug and play, bastano pochi chilometri per avere già una resa ottimale della moto. Ovviamente variano per le tipologie di centraline, però direi che la resa è tanta. Come vedete, buon Nicolas, plug and play, auto adattive, veramente una bomba. E visto che ha detto che tireremo fuori un sacco di cavalli, la cosa più bella è andare a provarle. E vedrete prossimamente, saremo da Dim Sport nel loro quartier generale, dove succedono magie, dove accadono cose veramente veramente interessanti, oserei dire molto succose. Quindi le tocchiamo, ci piacciono e mi sa che fra un po' forse le vedrete sull'Aprilia. Chi lo sa, state pronti, iscrivetevi e qui sotto sono tutti i link di Dim Sport
dove potete andare a vederle, andare a vedere se sono compatibili con la vostra moto e tutto quello che potete fare, quindi cliccate qui sotto che c'è un bel regalo per voi. Dopo averlo un po' sturato questo multistrada, adesso lo leghiamo al banco e vediamo le prestazioni che fa in base anche a come lavora la centralina e come viene impostata. Adesso con la magia dell'editing diamo un colpettino e siamo già pronti a lanciare. Eccolo qua, moto fissata al banco. Ovviamente non è un banco qualunque, ma banco Dimsport. Banco Dimsport con Sexy Paul che Dimsport. Ci fa da valletta. Ragazzi, perché che schifo le fighe. Adesso di base il multistrada del buon Nicolas ha una cavalleria, diccelo pure, 148 cavalli. Onesti. Vediamo quanti ne faremo al banco. Secondo me potremmo andare oltre i 150 come mio, anche oltre i 160. Adesso accendiamo tutto, facciamo un po' di casino. Ci spacchiamo i timpani per sentire come suona senza morire e beh, detto questo, fuoco alle polveri, maestro. Siamo arrivati a 167 cavalli. Porca veste, partiti da 140? Da 140 a 150 più o meno li dà la casa. Quindi direi che la centralina aggiuntiva, Rapid Bike, raga, fa la differenza. Fa la differenza. E qua ci sono i fatti. Cioè. Esatto. Mamma ragazzi, che esperienze che stiamo facendo oggi qui a Misano con Dimsport, veramente una cosa allucinante. Siamo passati anche a salutare Dart Race, perché sono sempre nei nostri cuori, i nostri piccoli angeli. Adesso abbiamo mangiato, abbiamo fatto tutto, abbiamo visto anche il box Yamaha. E che dire, adesso ci resta solo che tornare da Garage 51, fare ancora un po' i suinetti. Ora si risale in tribuna perché sta per iniziare la gara 2 della Superbike. Ci rimettiamo qui alla tribuna B, così vediamo una bellissima visuale delle penultime curve, perché non conosce Misano. Lì dietro c'è il curvone di Misano, ragazzi. Adesso saliamo in fondo e gustiamoci un po' di sound. Che esperienza, signori, davvero da ripetere, per forza, magari con la MotoGP. E quindi ragazzi, ringraziamo ancora una volta Dimsport per averci permesso di fare questa magica giornata, e anche a Garage 51 qui a Misano per averci ospitato e fatto vedere un bel po' di mezzi succosi. Detto questo ragazzi, vi ricordo che tutti i link sono qui sotto in descrizione, andate a vedere le centraline per le vostre moto, link in descrizione, così potete vedere cosa fare e come aumentare le prestazioni. Detto questo, insomma, voi lo saprete già, qualcuno di voi l'avrà già pensato, vedrete un prossimo video ancora con Dimsport, non vi so dire quando, non vi so dire come, non vi so dire perché, scopritelo voi, ditemelo qui sotto nei commenti. E detto questo, ringraziamo tutto il team, sia di Garage 51 sia di Dimsport, per questa magica giornata. Mai fatto un'esperienza simile a Misano e ora è giunto il momento di salutarci. Prendiamo la macchina, andiamo a casa, e detto questo, il video è finito, andate in pace.